Prendiamo nel primo libro dei re. Primo libro dei re. Capitolo 17. Leggeremo dal verso 8. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Primo libro dei re, capitolo 17, dal verso 8. Dio ci benedica. Amen. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le chiese: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca di Elia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, ci accostiamo degnamente, apri la nostra mente sul messaggio di questa mattina, perché desideriamo alla fine di questo culto tornare a casa benedicendo il tuo nome e dando gloria a te. E sappiamo, Signore, che la tua parola può fare questo, la tua parola porta questo frutto, quello di farci dare gloria a te per quello che tu ci fai arrivare direttamente dal cielo, che non sia una parola d'uomo ma parola di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Fratelli, questo passo noi lo abbiamo già meditato con molta probabilità in altri momenti, però come dice la scrittura, la sua parola è un pozzo così profondo, così è una sorgente che mai smette di portare acqua alla nostra vita, che potremmo accostarci anche ogni giorno a un episodio che troviamo nella scrittura e essere continuamente alimentati da questo episodio, da un racconto che magari abbiamo già diverse volte meditato. Ma quello di stamattina invece, anche se l'abbiamo visto ogni volta, è un racconto che ci deve ammaestrare. È un racconto, quello di stamattina, che ci deve un po', diciamo così, allargare il cuore verso l'opera di Dio. Ci deve allargare il cuore verso Dio stesso,
Permettetemi di dire questo, fratelli, io compreso, io non credo che abbiamo un cuore molto allargato nei confronti di Dio. Ho detto me compreso, ovviamente. Non credo che abbiamo il cuore molto allargato, ma credo che possiamo allargare il cuore verso l'opera di Dio. Non sto chiaramente giudicando una situazione che non posso vedere o intravedere, solo il Signore conosce il cuore, vero o no? Lo diciamo sempre, lo ripetiamo e tutte le volte, insomma, ci serve anche per coprire alcune cose, questa frase la dobbiamo dire, il Signore conosce il cuore, come vedi, tanto tu non vedi nulla, e quindi, però se proprio la vogliamo usare così, poi anche quando ci troviamo da soli, almeno io quando mi trovo da solo, devo comunque rivedere questa frase e dire: Signore, è proprio vero che tu conosci solo tu il cuore, e questo mi pesa molto, perché io posso dirlo agli altri che il mio cuore è arreso, che il mio cuore è per te, però quando poi mi trovo davanti a te tu mi pesi e mi fai rendere conto che forse il mio cuore si deve allargare ancora di più verso ciò che tu stesso sei, non tanto su quello che tu fai, perché altrimenti diventa il nostro rapporto con il Signore una questione di beneficenza. Abbiamo conosciuto Dio perché ci fa del bene. No, noi abbiamo conosciuto Dio non perché ci fa del bene, noi serviamo Dio perché Dio è il bene. Amen. La sua presenza, non quello che fa, perché quello che fa è il frutto di quello che lui è, e quindi il bene. Ma noi abbiamo proprio l'essenza del bene, la sua presenza, lo stare con lui, stare nella sua presenza, vivere in comunione, è quello che già ci permette di allargare il cuore e di vivere con lui una vita meravigliosamente libera al suo cospetto. Innanzitutto c'è un particolare che voglio farvi notare: questo profeta che dipende da Dio. Dio a un certo punto gli rivolge la parola e gli dice: cambia casa, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni. E come notiamo, il cambiamento di casa sul profeta Elia ha una motivazione spirituale, ha una motivazione che riguarda il piano di Dio, non il piano di Elia, il piano di Dio. Voglia il Signore fare della nostra vita questo, che la nostra vita, dipendendo da Lui, possa fare in modo che Dio se ne possa, in qualche maniera, nella sua maniera, servirsene di noi e fare sì che la nostra vita diventi e sia una benedizione per quelli che incontriamo e per quelli che ci sono vicini. Vai a Sarepta dei Sidoni. E questa località è una località molto pagana, è la Fenicia, e quindi tante divinità straniere si trovano, e pensate un po', questo è il paese di origine di Izebel. Dio manda un suo servo a operare nel paese di origine di Izebel, e questo ci fa comprendere che Dio non ha riguardo a uomini, che Egli vuole fare del bene a tutti, che Egli ha provveduto la salvezza per tutti gli uomini, che Egli non è che ce l'ha con un luogo, con un posto, no, dovunque è invocato il nome del Signore, dice la scrittura, Egli è in grado di manifestare la sua gloria. E Elia va in ubbidienza alla parola del Signore, gli vengono date anche delle indicazioni, quando il Signore manda ci sono delle indicazioni molto precise, va ad abitare lì, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. È un periodo difficile questo per il popolo di Israele in particolare, e quindi Elia, Dio per Elia, ha un piano meraviglioso di sostegno. C'è una carestia in atto, e Dio provvede a Elia perché non gli manchi nulla, e gli provvede in una maniera miracolosa. Glielo provvede prima
facendogli portare del cibo da corvi. Pensate, viene descritto in questa maniera: dei corvi la mattina prendevano pane e carne, una cosa sistemata, insomma, e gli portavano questo a Elia. La sera la stessa cosa, e quindi in maniera straordinaria, in una maniera che sia Elia che chi legge come noi stamattina possiamo comprendere che non c'è la mano dell'uomo, c'è la mano di Dio. La nostra vita è una benedizione quando c'è la mano di Dio nella nostra vita. E la stessa cosa succede qui. Elia continua a essere sostenuto miracolosamente, perché tutto avrebbe pensato Elia, ma umanamente parlando, tranne che essere sostenuto in un paese pagano da una vedova, poi, perché una vedova non ne aveva né per lei né per la sua famiglia, e la sua era una continua sopravvivenza. Non c'erano i diritti che forse possiamo pensare che ci sono oggi. Dico possiamo pensare perché stanno andando via quelli là, anche quelli. E Elia tutto avrebbe pensato tranne di essere sostenuto in questa maniera. Cosa voglio dirti stamattina? Voglio dirti che Dio ha sempre un modo per portare avanti la tua vita. Non ti preoccupare se stai vivendo momenti di carestia, se stai vivendo momenti difficili, non ti preoccupare, perché il Signore sa come deve fare nella tua vita. Lui sa come deve fare nella tua vita. Tu una sola cosa devi fare: ubbidire alla sua parola. Alleluia. E questo è fondamentale. Se non c'è obbedienza, tu non puoi vedere Dio nella tua vita. Non lo puoi vedere, perché Dio non è un uomo. Dio è santo e richiede l'ubbidienza da quelli che lo amano. Molti invocano il nome del Signore, pregano, chiamano Dio, lo cercano, piangono, si stracciano le vesti, i capelli, e poi dice: però io ho pregato, ho fatto, e Dio. C'è una cosa molto importante che forse devi fare prima di pregare: avere il cuore disposto all'ubbidienza della sua parola. Amen. Elia, alzati e va. Ed Elia così fece. Elia non volle necessariamente capire il progetto di Dio, ma io vorrei, vediamo un po' se ho sentito bene. No, Elia intanto ha un orecchio, fatemi passare questo termine, allenato alla parola di Dio. Allenato. Per ubbidire abbiamo la necessità di allenare il nostro udito alla voce del Signore. Tanti credenti sono in confusione, e io ci credo, perché non sono allenati alla voce del Signore. Molti, a molti Dio parla e hanno bisogno di conferme, e hanno ragione, ma la loro ragione non può rimanere all'impiedi, in piedi davanti a Dio, perché la loro confusione deriva dal fatto che non conoscono bene la voce di Dio, la confondono con altri, hanno bisogno di cose magari più grosse. Dio parla continuamente, e poi magari confondiamo la voce di Dio con quella del predicatore, la confondiamo con quella del fratello, con quella della sorella, la confondiamo magari in un momento di emotività o in un momento di eccessiva tristezza, viene confusa. Non c'è allenamento, e se non c'è allenamento non ci può essere disposizione verso l'ubbidienza. Elia, solo quando Dio diceva Elia, subito, eccomi, subito allenato alla voce di Dio. La prima cosa, fratelli, che dobbiamo fare, è necessario ricercare la comunione con il Signore, perché se non ricerchiamo la comunione con il Signore, tutto e niente potrà sembrarci che viene da parte di Dio. Il primo che viene e ti parla nel nome del Signore, se tu non sei allenato, penserai che è il Signore, perché misurerai quella parola
in base alla persona, in base a come si pone. No, no, non sono questi i criteri per riconoscere la volontà di Dio. Non sono i titoli che ti permettono di capire se uno parla da parte di Dio o da parte del cielo o da parte dell'uomo. Non è questo il criterio, perché se fosse questo il criterio, per come Elia si presentava, allora dovevamo, tutti avrebbero dovuto dire: questo parla da parte del Signore. Come si presentava Giovanni Battista, avrebbero dovuto tutti dire: ma siamo proprio sicuri che questo qui parla da parte del Signore? Sicuro, perché non mi sembra una persona proprio a massimo, insomma. La prima cosa che dobbiamo cercare, fratelli, è necessario: la comunione con il Signore. Una comunione personale, una comunione profonda con il Signore. Una comunione, ascolta bene quello che ti dico, una comunione che non è necessariamente vincolata a ricevere da Dio, ma che sia soprattutto disposta a dare a Dio. La stragrande maggioranza delle persone, dei fratelli, dei simpatizzanti che si accostano in chiesa, si accostano per ricevere, ed è giusto, ma non fondamentalmente giusto. La stragrande maggioranza delle persone, e quando non ricevono vanno in crisi. Non so se voi avete mai sentito queste parole, io non le ho sentite. No, io là non vado perché non ricevo. Sembra quasi che la Chiesa sia, o meglio la Chiesa, il Signore debba essere il premiatore di chiunque va. No, uno va in Chiesa, il Signore: che cosa ti serve? Questo, questo, poi altro, dimmi, aspetta, vediamo. Boh. Non è questa la fede, fratelli. Questa è una fede molto, ma molto, ma molto accomodante. Sono proprio gli ultimi saldi, proprio per dire: vieni in mezzo a noi, te li regaliamo questi prodotti, non ti preoccupare. Questa non è la fede che ci porta all'ubbidienza. Quando noi ci accostiamo a Dio nella comunione, è vera comunione con il Signore, anche quando siamo in grado di andare in crisi. Sei mai andato in crisi nella comunione con il Signore? Ti sei mai trovato davanti a Dio in una crisi profonda? E questa crisi profonda ti ha portato a dire: Signore, ma che c'è di buono nella mia vita? Perché fino a che penserai che c'è qualcosa di buono nella tua vita? Forse stai vivendo una comunione abbastanza... La comunione con il Signore è in grado anche di mandarti in crisi, perché quando tu vai davanti a Lui, vi ricordate il fariseo e il pubblicano? Il fariseo ci aveva la sua comunione con i beni materiali, ma ce l'aveva. Io do, io faccio, io dico, sono 40 anni che sono convertito, conosco questo, conosco questo, conosco quest'altro, meno male che io non sono come gli altri. Questa era la comunione. Un piccolo problema è successo, però lui non ci ha fatto manco caso, che come è entrato così se n'è andato. Invece il pubblicano ha aperto il suo cuore davanti a Dio, ha iniziato a dire: che ti posso dire? Guarda come sono rovinato, sono questo, sono questo, sono questo, mi sento pure in colpa nello stare qua nella tua presenza, che devo fare? Che ti devo dire? Questa è comunione. E il Signore gli dice: tu non mi dire più niente, adesso ti dico una cosa: tutto quello che sei ti è completamente condonato, sei giustificato, sei entrato così carico, uscirai così libero. Questa è la comunione che Dio richiede. La comunione ci porterà all'ubbidienza, perché poi nella comunione noi capiamo chi è il Signore. Quando abbiamo una comunione allenata, diciamo così,
In alcuni momenti la comunione diventa pure spontanea. In qualunque momento della giornata il Signore piglia, stai un po' con me, dovunque ti trovi, dovunque sei, qualunque cosa stai facendo, perché poi questa comunione, questo allenamento apre il tuo cuore davanti a Dio e lo lascia aperto in maniera che Dio ogni tanto ti visita, come fa con Elia. Senza, non è che Elia aspetta che va a culto per parlargli, no, Elia non so che sta facendo, senti Elia, cambia casa, ti devo far vedere alcune cose. Voglio che godi maggiormente del servizio che io ti sto facendo fare, ti faccio vedere alcune cose anche fuori da Israele. Quando c'è questa comunione c'è una naturale ubbidienza. Quando non c'è comunione c'è una naturale contestazione. Ma perché? Ma io non sento. Ma che lo devo fare a fare? Ma io non voglio sentire. E Dio me lo deve dire. Se me lo dice lui, io lo faccio. Se però il Signore non si rivela, ubbidienza, vai. E arriva in questa città, a Sarepta dei Sidoni. E quando arriva alla porta della città, non è manco entrato, che vede una donna vedova che raccoglieva legna. Per capire la situazione di quel momento, dobbiamo un attimo vedere quello che dice Gesù nei Vangeli riguardo proprio a questa situazione. Nel capitolo 4 dell'Evangelo di Luca, Gesù dice che in quel tempo c'erano molte vedove in Israele, ma Dio ad Elia non gli ordina nessuna di queste vedove di Israele, e fa in modo che la sua opera vada avanti per mezzo di una donna che era vedova e che non era in mezzo all'Israele. Dice Luca al capitolo 4, i versi 25 e 26, Elia nessuna di quelle vedove fu mandata, se non a una vedova di Sidone. Dio conosce i cuori. Dio conosce i cuori e li conosce profondamente. Posso immaginare, fratelli, posso immaginare, e non so se sarà così, ma Dio trovò disponibilità fuori dal suo popolo, un popolo che si riuniva ogni giorno, ma che non aveva la disponibilità verso questa opera. A nessuna di loro fu mandato il profeta, se non a una vedova di Sidone, fuori. Noi a volte pensiamo che siamo necessari perché l'opera di Dio vada avanti. Pensiamo forse che senza di noi il Signore non porta avanti. Il Signore queste pietre può farle trasformare in credenti, fratelli. La nostra presenza è una grazia che Dio ci ha concesso nel suo popolo. È una grazia. Alleluia. Dirà il Signore, io ho ordinato una vedova, è una grazia la nostra presenza in mezzo al suo popolo, è una grazia avere a che fare con le cose di Dio, è una grazia avere a che fare con la parola di Dio, è una grazia avere a che fare con la speranza che Dio ha messo nel nostro cuore riguardo alla vita eterna. E questa donna raccoglieva legna e la chiamò. Subito, come la vide, dice, sarà questa. Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. È importante questo che chiede, perché qualcuno di noi potrebbe dire stamattina, e vabbè, ma
che ha fatto di strano sta donna? Un po' d'acqua l'avremmo fatto tutti quanti. Siamo all'interno di uno, una grande carestia. Due, in un paese pagano, in un paese che non vuole proprio avere a che fare con l'Iddio di Israele, probabilmente. Sono fenici questi, adorano altre divinità. Arriva il profeta di Israele, parla e ci dobbiamo dare l'acqua. Quindi non è proprio semplice la questione. Dammi un po' d'acqua. E questa donna si muove subito per andarla a prendere. Non gli chiede chi sei, che vuoi, chiedila a un altro. Oh fratelli, a volte noi pensiamo di essere molto importanti davanti al Signore. Abbiamo un cuore, quello che vi dicevo all'inizio della predica, a volte troppo tardi nel rispondere a un bisogno dell'opera. Aspettiamo sempre che lo facciano altri. Aspettiamo sempre che si dispongano altri. Questa donna, come gli venne chiesta l'acqua, subito andò. Senza chiedere niente, senza dire nulla, senza aver timore. Gli fu dato un incarico. Volle portare avanti. Gli fu dato un servizio semplice, era l'acqua. Chiamalo semplice. Gesù dice: pure un bicchiere d'acqua avrà il premio in cielo. Chiamalo semplice, va. Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui. Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui. Non vi piace? Sì? Non siete contenti che il Signore si ricorderà anche di un bicchiere d'acqua che avrete dato? Ma Lui si ricorderà anche delle cose che avreste potuto fare e non avete fatto. Perché la Scrittura dice che chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Non aspettiamo sempre altri, fratelli. Non aspettiamo, non ci mettiamo sempre in seconda, in terza, in quarta fila. Ma nelle cose più semplici dico questo. Facciamo a gara, per esempio, nelle testimonianze, ma facciamo a gara. Stiamo sempre ad aspettare la forma dei nostri culti. Tanto già sappiamo, si alza X, Y. Nelle preghiere, tanto già sappiamo chi prega. Stai male, perché nel culto tutti i presenti sono chiamati a offrire a Dio. Alleluia. E questa donna subito va a prendere dell'acqua. E mentre va a prendere l'acqua, sentite qua, mentre lei andava a prenderla, questa donna si sta recando a prendere l'acqua, il profeta grida indietro e gli dice: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Gli passa l'entusiasmo alla vedova. Finché c'è l'acqua, d'altronde per prendere l'acqua non deve andare a casa sua, perché l'acqua in quel tempo era un bene comune e quindi si andava in determinato posto a prenderla, quindi non è che gli pesava proprio alla fine. Dice: lo vado a prendere, un servizio che gli fa, però il pane è una cosa che devo prendere da casa mia. È una cosa che mi devo privare io. Anzi, è l'ultima cosa che ho. E adesso cambia il discorso. L'acqua, io vado. Signore, tutto quello che a me non mi costa, ma io lo faccio volentieri. Però poi, insomma, se mentre faccio le cose che non mi costano e tu spingi un po', poi diciamo, un attimo, voglio anche mostrarti le mie difficoltà. E questa donna gli mostra le difficoltà al profeta e glielo dice. Dice: senti,
Sono un po' imbarazzata, io vorrei farlo, però sai, è un momento di carestia, è un momento difficile, è un momento anche di confusione, io ho un figlio, sai, io, com'è vero che vive il Signore, com'è vero che vive il Signore, e io ho solo un pugno di farina. E un poco d'olio. Hai visto che stavo raccogliendo la legna? Ecco, dovevo cuocerla con questa legna e poi io e mio figlio avremmo mangiato e avremmo aspettato, che tristezza, la morte. Poi saremmo morti. Fratelli, e Dio interviene sempre quando gli uomini si riconoscono senza di lui morti. Venerdì sono andato in questa comunità e nel salutare alcuni fratelli ho parlato di un uomo che ha vissuto 120 anni e mi è successa una cosa che non mi era successa altre volte. Alla fine del culto questo fratello mi è venuto vicino e mi ha detto: fratello, io voglio prendermi la parola per me, sbaglio se chiedo al Signore di farmi vivere 120 anni. Io non sapevo se era una battuta o no. Ho detto: vabbè, ma cosa cambia nella tua vita? A me mi piace vivere. Vabbè, chiediglielo, vedi tu, se gli vuoi chiedere anche che ti seppellisca lui, visto che a quest'uomo è toccato questo. E lui poi, per l'imbarazzo, mi ha visto un po' imbarazzato, ha detto: vabbè, lo chiedo anche per te. Ho detto: no, per me non chiede, perché la mia vita è un'altra. La mia vita non sono gli anni che scorrono, la mia vita ha un nome, si chiama Gesù Cristo. E o vivo o dormo, io sono del Signore. Non dico morto, perché la morte l'abbiamo superata, almeno i sabati l'hanno superata, e questo è un concetto che noi abbiamo realizzato, non teorico, ma che abbiamo realizzato nella nostra vita. Ma è senza il Signore, fratelli, noi dobbiamo avere paura di morire. Senza il Signore noi dobbiamo sapere che se Lui non interviene nella nostra vita, principalmente per scrivere il nostro nome nel libro della vita, noi moriremo. Stamattina, cosa sei disposto a fare per il Signore? Che tipo di servizio vuoi offrire a Dio? E quando parlo di servizio non parlo di compiti. L'acqua che non ti costa nulla o qualcosa che ti costa? Davide in questo ci è maestro, per dirci come si offre a Dio. Se voi vi ricordate, Davide si recò in un luogo per offrire a Dio qualcosa di costoso, qualcosa che di cui lui stesso poteva sentirsi partecipe con le sue forze, e gli fu offerto anche di prendere gratuitamente. Davide, re, prendi tutto quello che vuoi, non ti preoccupare. E lui era re, poteva anche farlo. Ma lui stava offrendo per Dio. Sennò io devo darti il prezzo di quello che vale queste cose qua. Perché io non offrirò mai a Dio qualcosa che non mi costa nulla. Qualcosa che non mi costa nulla. Il Vangelo non ci accomoda. Fratelli, il Vangelo è il Vangelo quando è in grado di metterci in crisi. Il Vangelo non è il Vangelo quando ti dice che tutto va bene. Questo non è il Vangelo, questa non è una lieta notizia, questa è una brutta notizia. Se ti viene detto: non ti preoccupare, stai tranquillo, ma va, non ti preoccupare, Dio guarda qui, questa non è una bella notizia, questa è una brutta notizia. Perché vuol dire che chi te lo presenta così vuol dire che Dio non è interessato alla tua vita, non è interessato alla tua santificazione, non è interessato che tu progredisci, non è interessato che tu raggiungi la statura perfetta di Cristo, non è interessato a questo. Il Vangelo invece
che noi vogliamo predicare, di cui ci parla la Bibbia, è un Vangelo che ci mette in crisi. Come l'ha messa questa donna? Come faccio? Ci abbiamo poco, come facciamo a dare a te? Non sappiamo manco chi sei, da dove vieni, abbiamo un figlio, sono una vedova, siamo prossimi alla morte, come facciamo a darti a te quello che ci stai chiedendo? Di fronte a questa disponibilità, questa donna ha detto così, fratelli, ma nel suo cuore c'era la disponibilità lo stesso. Sapete perché? Ditemi voi, fratelli, pensateci bene. Questa donna ha detto dei suoi problemi, ma nel suo cuore l'avrebbe fatto. Sapete perché? Pensateci bene. Perché ancora prima che andasse Elia, Dio gli aveva toccato il cuore. Non vi ricordate Dio che gli ha detto a Elia? Ho ordinato a una vedova. Cioè, e Dio non mente. O pensiamo che Dio dica le cose che non sono? Pensate questo? A Elia gli ha detto ordinato, non ha detto ordinerò, ordinato. Cosa vuol dire? Che ha già ammorbidito il cuore di questa donna. Che quando sarebbe arrivato Elia, questa donna avrebbe avuto un cuore intenerito, non so da cosa, ma Dio avrebbe fatto in modo che questa donna nella sua precarissima condizione avesse allargato il cuore verso il bisogno dell'opera di Dio. E questa donna spiega, ma perché spiega queste parole? Vuoi saperlo perché spiega queste parole? Pensi che lei non lo volesse fare? Te lo dico perché lei le spiega. Perché servono a me e a te queste parole. Queste parole servono per farci capire che non c'è nulla di più prezioso dell'opera di Dio. Che quando Dio parla è buono ubbidire. Che quando Dio promette è certa la sua realizzazione. Quando Dio viene incontro alla nostra vita, viene per farci del bene. E questa parola è una parola per noi. Alleluia. Alleluia. È una parola che ci mette in condizioni di servire Dio sempre nella gioia, nella disponibilità, nell'avversità. Ci mette in condizioni di servire Dio nella povertà. Ci mette in condizioni di servire Dio quando non abbiamo nulla. E le crisi, tra virgolette, spirituali, sono lungi da noi quando viviamo in comunione con il Signore. Ma non temere, gli dice, stai tranquilla, vai e fa come hai detto, e mentre le fai, fanne prima uno per me. Ma sei sicuro che Dio è al primo posto nella tua vita? Sei proprio sicuro? Dice, fratello, ma come ti permetti? Sai perché mi permetto? Perché certe volte non sono sicuro manco che nella mia vita è al primo posto. Perché il Vangelo mi manda in crisi. E sono contento. Perché quando mi manda in crisi, non mi abbandona nella crisi. Mi fa fare altri passi verso il Signore. Verso di Lui. Sei proprio sicuro? Dobbiamo mettere Dio al primo posto. Dobbiamo mettere Dio al primo posto. Il Signore al primo posto. Il Signore... Questa donna dice, beh, guarda come si mette Dio al primo posto, guarda. E se qualcuno stamattina desidera fare un'esperienza, Dio te la farà fare, probabilmente di questa portata però, probabilmente perché noi non dobbiamo aver paura, fratelli. Non dico che le sorelle diventeranno vedove, per carità, o i fratelli vedovi. Però probabilmente si potrebbero verificare delle situazioni nella nostra vita dove poi saremo chiamati a sperimentare la potenza di Dio nella nostra debolezza. E mi avvio alla conclusione. Fanne una piccola prima per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Fratelli, qui c'è un dato interessante che non possiamo fare a meno di considerare. Alla donna gli viene chiesto una procedura particolare
alla quale si deve sottostare. Lei avrebbe potuto fare, fate bene attenzione, tutte e tre le focacce e poi dividerle. Invece gli viene chiesto, fanne una e me la porti, poi torni a casa. E che è questa procedura così? Pure nella procedura dobbiamo stare, certo, quando parla Dio dobbiamo ubbidire. Sarebbe stato diverso se lei avesse preparato le tre focacce, perché mentre le avrebbe preparate, chissà quanti dubbi avrebbe detto, e forse gli avrebbe preparato qualcosa che sarebbe stato più trascurato del solito, perché mentre tu le prepari, chiaramente tu prepari per te il meglio. Invece Dio mette in condizione a questa donna di dedicarsi per un momento a Dio, indipendentemente da quello che deve fare per la famiglia. Cioè non mischia le cose, Dio, la famiglia, se mi va bene poi lo faccio. No, no, fallo per il Signore. Questo tempo in cui devi prendere questa manciata di farina e devi prendere l'olio, dedicalo completamente a Dio. Quando devi fare una cosa per Dio, falla senza conti, falla per Dio. Dedica il tempo a Dio, dedica la tua causa a Dio. E così la prepara, la condisce e gliela porta. Intanto la farina è finita, eh? E l'olio si è esaurito. Ma dopo che gli ha portato la focaccia, torna indietro, chissà durante tutto il cammino avrà detto, se ero io avrei detto così, ma come faccio? Poi va a casa, prende e vede la farina lì dentro. Chiama il figlio e dice, guarda qua la farina, sta qua dentro. E l'olio, ma allora è proprio come ha detto. Inizia a rimpastare per lei e per suo figlio, e il giorno dopo fa la stessa cosa per lei, per suo figlio e per Elia, e passa il tempo, la farina non finirà mai e l'olio non si esaurirà mai. Sapete perché? Perché questa donna ha fatto dipendere dalla parola di Dio la sua vita. Ha ubbidito fino in fondo, ha ubbidito a costo della sua stessa esistenza, non ha fatto conto della sua vita. Paolo lo dirà più avanti, non facciamo più conto della nostra vita, come se ci fosse cara. Questa donna avrà pensato a un certo punto, ma sì, e se anche dovesse finire, io l'ho fatto per il profeta di Dio, io l'ho fatto per Dio. Se anche dovesse andar male la cosa, alla fine cosa mi resta? Mi resta che io ho obbedito alla parola di Dio. Molti fanno dipendere quest'ubbidienza da qualcosa che Dio debba fare nella loro vita. Fratelli, Dio ha già fatto tutto con la salvezza. Ha fatto tutto con la salvezza, il Signore. E tutto quello che gira intorno alla salvezza è già speciale per renderci contenti, felici, entusiasti. È già tutta la salvezza. Però nella sua misericordia e nella sua bontà, durante il corso della nostra vita, Dio ci provvede continuamente e miracolosamente. Prima cosa, la comunione con il Signore. La comunione con il Signore, con la sua parola, con la preghiera, con i santi, la Chiesa, con la Chiesa. Una comunione, non devi aver paura che questa comunione ti mandi in crisi. Una comunione, perché quando sei davanti al Signore dovremmo sempre andare in crisi, dovremmo sempre sentirci così inefficaci, così. La prima cosa, se c'è questa comunione sarà naturale ubbidire, spontaneo, perché l'ubbidienza sarà per amore,
non per costituzione, avendolo conosciuto nella comunione, ci fa proprio piacere ubbidire. E tre, dare al Signore qualcosa che ci costi, perché questo è il Vangelo. Dio a noi ci ha dato tutto, noi dobbiamo imparare a dare al Signore. Sto parlando della nostra vita, fratelli, e nella nostra vita ovviamente appartengono diverse sfere della nostra vita. Dobbiamo imparare a dipendere dal Signore, a non pensare di dare a Dio quello che ci avanza. Tutto quello che hai è di Dio, pure la tua vita. Se mi avanza il tempo, se mi avanza questo, guarda se prendo, se fa. Impara a dare a Dio forse ciò che più ti è più caro. Se è per Dio, tu non lo perdi. Se è per Dio, tu non lo perdi. Questa donna mise a rischio la sua vita e la vita di suo figlio. Avrebbe potuto dire le varie tecniche di ragionamento, no? Beh, ma se era per me io l'avrei pure fatto, e per mio figlio come faccio? Non è vero niente, perché tu alla tua vita ci tieni. Alla tua vita ci tieni. Impariamo, fratelli, a esporci con il Signore e a offrire ciò che più ci è di più caro. Io ho imparato nella mia vita che quando hai dato tutto ciò che ti è più caro, e la famiglia è una di quelle, tu non la perdi, la ritrovi, e la ritrovi in maniera diversa, ma la ritrovi. Amen. Alziamoci all'impiede.